Non lo so, Thomas Trout è un fotografo che non riesce ad appassionarmi. Ammiro la sua grande capacità compositiva e la sua grande tecnica fotografica, ma è come se si creasse continuamente una distanza tra me e le sue immagini. Non mi rapisce, non mi coinvolge, come se mi lasciasse fuori da quelle scene troppo perfettamente composte. Forse è proprio questo eccesso di perfezione che non mi permette di trovare un mio spazio lì dentro, dentro le sue immagini, dentro le sue foto. La prima sensazione che ho avuto davanti alle immagini selezionate da Urso Style per la nuova mostra del MAST è stata una sensazione di fastidio. Io non sopporto il disordine, qui invece impera il caos, una sorta di caos asettico, ma pur sempre casino rimane. Sono lavori un po' distanti da quelli che forse conosciamo di questo fotografo. Non so se avete mai visto le sue foto urbane, ad esempio. Hanno sempre un rigore, un ordine impeccabile, anche se sembrano sempre delle città fantasma. Strutt è capace di far sparire l'elemento umano anche da una città come Napoli, in cui di solito questo elemento è davvero straripante. Invece in questa mostra è tutto caotico. Le immagini, seppure sono immagini tecnologiche, si avvicinano molto di più per certi versi alle sue foto di paesaggio. Ad esempio, non so se avete mai visto la serie intitolata Pictures from Paradise, dove c'è questo groviglio della natura che regna sovrano, eppure lui riesce ad inquadrare tutto come se avesse detto a ogni pianta dove si deve mettere, in che posizione. Un po' come fa anche con le foto di famiglia, apparentemente informali ma in realtà sapientemente composte, forse pure troppo. Con la tecnologia invece, soprattutto con quella medico-chirurgica, è come se un po' tutte queste problematiche si ingigantissero e si concentrassero tutte insieme nella stessa fotografia. La freddezza e la setticità dei macchinari, la confusione degli oggetti, i grovigli di cavi, i rivestimenti di plastica. Insomma, davvero un gran casino che non dà la possibilità allo sguardo di riposarsi, di posarsi su qualcosa. È come se davanti a noi ci si parasse un muro di cose estranee e in qualche modo lontane da noi. Il problema non credo che sia la tecnologia in sé, ormai ne abbiamo viste a migliaia proprio qui al MAST di immagini tecnologiche di artisti molto diversi tra di loro, e anche se forse le mostre non le ho viste tutte, devo dire che questa è la prima volta che ho questa sensazione di distanza, di distacco. A me in realtà piace molto la foto industriale, tecnologica, indipendentemente dalla presenza umana o meno. Però qui c'è qualcosa che è proprio della poetica distrutta, che rende tutta la mostra un po', se vogliamo, inquietante. Però forse è proprio questo il suo scopo, restituirci un senso di inquietudine davanti al potere della tecnologia e di tutto quello che nasconde. Quindi la politica, il commercio, il denaro e quindi ancora potere. E la sua grande capacità sta proprio nel riuscire a dare a tutto questo caos, a tutta questa complessità, un'armonia compositiva e un equilibrio incredibile. Apparentemente lo fa, direi, anche con molta nonchalance. Mi è sembrata invece abbastanza scollegata e inutile la videoinstallazione fatta al piano meno uno, che parla del rapporto maestro-allievo. Boh, si sarebbe anche potuta evitare. Quindi non so, sono un po' perplesso. Questa volta la mostra al MAST vince perché comunque propone un artista di grande livello internazionale e le immagini tutte di grandissimo formato sono sicuramente di forte impatto e di livello tecnico molto elevato, ma sinceramente non convince più di tanto.